c'è? Che, dove siamo, Zoe? Che composto è questo? Qua. Oh mio Dio, ma che cavolo, non ho mai visto una caverna del genere. Dove compiti il pomeriggio o la sera? Scrivimelo qua sotto nei commenti, mi raccomando che ti lascerò il cuore se lo farai. Bene, meno io, andiamo a vedere cosa c'è dentro. Ok, aspetta Zoe, non ti sembra un po' strana? Guarda, sta proprio nella fiancata di una montagna e poi ci stanno delle pozze di lava un po' troppo perfette per i miei gusti. Boh, sarà qualche nuovo dungeon. Oh, dai, sembra una trappola. Cosa ci sta. Ok, va bene. Ma attento, ok? Ti ricordo che noi siamo degli FRZ. In quanto tali, siamo molto coraggiosi e soprattutto anche puntuali. Anche se tipo in realtà ho fatto 10 minuti di ritardo io, però... Sì, infatti. Ok, non ti incavolare adesso. Vabbè, andiamo, ok? Andiamo. Tranquilla, proviamo a non cadere. Uno, vai. Uno. Ok, sembrano più semplici di quanto... Si possa pensare. Si spera. Okay, ok, attenta a non cadere. Brava. Brava, continua. E adesso vai. Ok. Aspetta, ma che cos'è questa cosa? Com'è non lo so. Com'è possibile che esista un blocco del genere? È la lava, ma non sgorga. Te l'ho detto. Davvero? Che questa caverna è strana, Zoe. Già, forse è un bug, però. Come facciamo a superarla? Penso che dobbiamo semplicemente saltare. Oh! Oh, ottimo! È vero. Hai visto? Ok, okay. Aiuto. Aspetta, ma quindi prenda fuoco, vediamo un attimo. Beh, sì, sì, ok, prenda fuoco. Okay. Pronta? Vado io? Vai. Ah, oddio, ci sono riuscito! Brava! Ok. Ho i piedini che mi fanno di pollo abbruciato. No, è non vero. Usarmi i piedi. Okay. Ok, andiamo. Pronta, di nuovo. 3, 2, 1, vai. Ehi! Ti ho dato una mano. Ho mano. Capito. Ok, mamma mia, ogni volta è una paura. Che cacchio di posto è questo? Oh mio Dio! Guarda, è tipo gigante. È tipo un una cavernona gigante, è un cubo gigante. Oddio, attenta alle liane. Ecco, arrampicati, attenta. Ok, perfetto. Wow! Cavoli, ma è stranissimo qua. Ma guarda un po'. Ecco! Wow, ma che figata! Hai visto? È gigante questa caverna! Sì, sì, ci stanno anche tantissimi altri buchi per altre caverne. Aspetta, Zoe, ma questo che cos'è? Oddio, è vero. Zoe, ma sono dei blocchi da costruzione, non ha senso questa cosa. Ci sono dei blocchi da costruzione sotto una caverna? Non ne ho idea. Guarda, lì è da dove siamo arrivati. Sembra sì, esatto. Tipo un posto fatto, non lo so, segretamente. È vero. Wow, ok, non ho mai visto una cosa del genere. Dai, andiamo a vedere cosa c'è dentro. Ok, una porta. Zoe? Oh mio Dio. Oddio, sembrano degli archivi. Infatti. Oh mio Dio, fa troppa paura. Sono sola. Già. Possiamo uscire? Ok, sì, possiamo uscire. Ok, okay sì, meno male. Ok, allora, dove andiamo? Porta a sinistra o porta a destra? Non lo so, ho deciso Allora, vediamo. Io decido di andare a sinistra. Ok, va bene, forse è meglio se andiamo a destra. Ok, hai visto quello che ho visto? No, non l'ho visto. Guarda un po'. Guarda. Io lunghissimo vuoto. Mi fa un sacco paura, andiamo a destra. Oh mio Dio, sì, ok, va bene. Ok, ma è tipo una sorta di ufficio. Guarda, ci stanno delle poltrone. Sì. Vabbè, sì. Hai rotto la torcia. Sì, ma hai rotto così poggia braccia. Vabbè, dai. Oh, no, mi sa che non si va da nessuna parte. Qua è bloccato. Dovevo andare per forza in quel... Gli archivi. Chi ci sarà qua scritto? Forse la grandezza del seno di Zoe? Chi lo sa? No, ehi! Sto scherzando! Che stupido. Oh mio Dobbiamo Dio. Andare per forza in quel corridoio lunghissimo. Sì, mi sa di sì. Oh mio okay. Dio. Allora andiamo. Se compare tipo mentre camminiamo un fantasma. Tienimi la mano. Zoe. Aiuto. Cosa? Aiuto, mi sto spingendo qualcosa. È vero. Zoe. Aiuto, sono nell'oscurità. Zoe. Sto scherzando. Mi hai fatto spettare. Sembrava come se ti stessi veramente trascinando qualcuno. Ah, va, dai. È tutta una finzione. Ok, pronta? Pronta. Wow! Huh? Cosa? Oh mio Dio! Ma che cos'è? Sembrerebbero essere degli altari! Oh mio Dio! Guarda! Ma c'è una che parte figata. Di. C'è un altare che è d'acqua e un altro altare ma che è di fuoco! Aspetta, questo è acqua che puoi toccare! Ma
guarda, posso immergermi nell'acqua. Oddio, è vero. E allora anche nella lava di là. Vediamo. Ah, sì, acqua, 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 acqua. Ah, ok. Ok, allora, bene. Cosa sono queste cose? Oddio, sembrano dei bellissimi anelli. Sì, vero, degli anelli. Ok, cosa vogliamo fare? Beh, io lo voglio provare. Lo vuoi provare? Non è che tipo, non certo. Lo so, diventi di ghiaccio e muori affogata e io no, brucio? No, non penso, Sbri. Dai. Ok, va bene, proviamoli, ok? Ok. 3, 2, 1, via. Ecco fatto. Oh, Zoe! Eh? Oh, cosa sono diventata? Guarda quanto sei bella! Ma anche tu sei proprio bella, Spri. Oddio, io sono fatto di fuoco! Esatto, io sono tutta d'acqua! E guarda, ghiaccio. Lascio delle particelle di fuoco dietro di me! Io particelle d'acqua, cioè più che particelle di sono delle rilascio bolle. Sì. Esatto, che bello! Ok, aspetta, dici che potremmo avere dei poteri magari adesso che abbiamo queste cose? Beh, penso di sì. Ok, vediamo un po'. Oh, guarda nell'inventario! Oh, abbiamo dei poteri invisibili! Già! Ma che bello! Ok! Oddio. Chissà cosa fanno! Infatti, possiamo provarli? Polo di fuoco! Sì. Vieni qua, vieni, proviamoli qua fuori! Oddio, Zoe! No, aspetta, non è che tipo stiamo rubando, tipo, non lo so, dei poteri a qualcuno? Spero di no. Non è che tipo adesso tipo crolla tutto quanto come su Indiana Jones? No. Ok, speriamo di no. Non sembra. Sì, è vero. Allora, vediamo un po'. Allora, vediamo cosa accade, ok? Volo di fuoco, vediamo cosa accade. Aspetta, mi allontano. Sì. Oh! Wow! Posso volare! Guarda, Zoe! Ma che bello! Ma anch'io c'ho il volo di ghiaccio. Oh, che figata! Oddio, posso volare pure io. Oh, figo! Quindi io praticamente ho il potere del caldo, quindi fuoco, lava e tutto quello che resta. Invece tu hai il potere del ghiaccio e dell'acqua. Sì. Che sto sì che è figo. Ok, e poi abbiamo altri poteri. Andiamoli a provare, vieni qua sopra. Già, andiamo. E per quanto ancora possiamo volare secondo te? Oddio, aspetta, voglio vedere se riesco a rimanere nella lava. Non mi faccio nulla nella lava! Che bello! Io non lo provo. Sì, beh, è meglio evitare per te. Ottimo. Ok, questa cosa è assurda. Andiamo a casa, che ne dici? Beh, andiamo sì, a provare. Andiamo. Oh mio andiamo. Dio. Ok, vediamo. Allora, aspetta, io ho palla di fuoco. Cosa fa la palla di fuoco secondo te? Oh! Ok, lancia una palla di fuoco effettivamente. Io c'ho pure bolla d'acqua. Provalo su di me. Guarda, sono dentro una bolla di ghiaccio di acqua. Che figo. Ok, come me ne vado? Aiuto. Oh, cavoli. Ecco. Ok, bene, perfetto. Oh, mamma mia. Ok. Anche un altro. Sì, anche io. Cos'è che fa? Respiro di fuoco. Wow. Io c'ho respiro di ghiaccio. Provalo, vediamo. Ok, che figata. Che aspetta, vediamo, contrastiamoci. Vediamo chi vince tra il respiro di fuoco e il respiro d'acqua. Pronta? Ok. 3, 2, 1, via. Ok, basta. Basta, mi sa che mi hai. Aspetta, mi sa che. Ti ho congelato un pochino. Mi hai fatto venire la febbre. Ma che è successo? Scusami. Ok, bene. Sciabolette, Zoe. Siamo diventati io di fuoco e tu d'acqua. Questa cosa è fighissima. Già, è bellissimo. Ok, Zoe. Allora, ho preparato un paio di materiali per creare una casa ancora più grande per i nostri elementi. Che ne dici? Oh, che bello. Sono felicissima. Adesso sì. Possiamo fare tutto quello che vogliamo. Sì, ma vediamo. Allora, cosa... Chi è? Aspetta, apro io. Mamma! Freezer! Ciao, ciao. No, mamma, non... Cosa è successo? Scusatemi. No, mamma. No, sì, è carnevale. Un po' in anticipo, diciamo. Però sì, è carnevale. Ma questa è la piccola Zoe o sbaglio? Sì, lei è Zoe. Sì, sono io. Ma cosa vi è successo? Cosa avete fatto? Sembra che vi siete vestiti come dei banchettari. No, è che semplicemente i giovani, mamma, sai, cambiamo veramente già, drasticamente. Freezer, è così. Proprio il nostro mood, proprio cambiamo subito i nostri vestiti, velocemente. Sicuri che non state facendo qualcosa di pericoloso, vero? No, assolutamente no. Assolutamente no.
scherza, signora, no, oh. Ma qui, Zoe. Papà? Che cosa ci fai qua? Da cosa? Ma sei tu? Beh, sì, sono io. Che come sei? Oddio, la mia piccola Zoe, i tuoi bellissimi capelli rossi, che fine hanno fatto? Ci sono ancora più o meno, ecco, però... Non sono rossi, ma che sta succedendo? Che ci fate voi due qua? Non ho lui è il padre di Zoe. Sì, io sono venuta a trovarti, tesoro. Ah, giusto, allo stesso momento ci siete venuti a trovare. Ok. Quanto pare. Cosa sta succedendo qui dentro? Non mi dire che ti vuoi fidanzare con quello lì. Quello lì? Mi scusi? Sta parlando di mio figlio? Sì, proprio lui. Ok, sentite, abbiamo praticamente trovato degli anelli che ci hanno fatto diventare in questo modo. Esatto. Ma ciò nonostante non importa, cioè noi staremo insieme come giusto che sia e come l'abbiamo sempre... Anche se abbiamo cambiato il nostro... Insomma, esatto. Sì. Però non lo so, tesoro. Acqua e fuoco insieme non vanno molto d'accordo, esatto. A dire il vero. Non è vero. Infatti, non possiamo andare d'accordo anche così. Sì, è vero. Infatti, noi ve lo proveremo questa cosa, assolutamente. No, non si può fare. Mi dispiace. Non puoi uscire con lui, mi dispiace. Ma dai, papà, ma mi hai fidanzato, mi hai fidanzato. Allora, sentite, ok? Proviamo magari, non lo so, a farvi capire che il nostro amore così è tanto più grande che anche i pericoli del re di questo genere non importano, ok? Esatto. Ah, beh, immagino che potremmo fare delle piccole prove. Ma come? Forse facendogli sfidare ognuno l'elemento dell'altro. Giusto, penso che sia un'ottima idea, giusto. Effettivamente. E allora proviamo con un vulcano. Ma aspetta, un vulcano. Un'ottima idea. Sapevo che l'avrebbe apprezzata. Quindi Zoe deve infilarsi dentro un vulcano. Che posso migliore? Se non sbaglio ci sono dei materiali particolari all'interno. Dovresti provare a prenderli, cara. Mettiti col piccone in mano. Va bene, ok, farò questa cosa, aiuto. Attenta, ok, il vulcano potrebbe essere molto pericoloso, Zoe. Anche e soprattutto è molto più pericoloso per te che sei fatta d'acqua. Potresti scioglierti, stai attenta. Cavolo, come può un padre accettare questa cosa? È giusto così, deve crescere. Ma che crescere? È per il vostro bene. Zoe. Oh mio Dio. Ok, ci riesci? Penso di sì. Piano, attenta. Ok. Ok, ecco, brava. Continua, bravissima. Ci sei quasi, Zoe. Ok. Arrivo io. Questo salto qua. Eccomi qua. Per te è facile. Ok. Guarda, devi prendere quei materiali rossi, suppongo. Sì. È strano. Sì, sì. E perché dovremmo prendere questi materiali? Quella ti ha detto. Cioè, mia mamma è quella. Oddio, mia mamma mi ha detto che devi prenderli. Magari, forse, non lo so. Sembrano tipo, non lo so, delle casse. Ah, che strane. Sì, è vero. Però fatte di ferro? Ok, questo è strano. Dai, forza. Io ti aspetto di sopra. Prendendo. Ok. Volo di fuoco. Aia. Oh, scusa, non volevo. Tranquillo. Ok, Zoe ha preso i materiali. Come, dov'è? Dentro la bocca del vulcano, mamma. Beh, perché non l'hai portata con te? Sei tornata da sola, l'hai lasciata, poverina. E se stesse male, se la calura la stesse facendo sciogliere. Ritorno, va bene, arrivo. Se la caverà è una forte ragazza. Ah, cacchio. Vediamo. Zoe, tutto bene? Hai fatto diventare la ossidiana, brava. Sì, più o meno. Ecco qua. Dai, forza, prendi tutti questi materiali. Sì, li sto prendendo. Qua ce n'è un altro. Qua ce n'è un altro. Ah, cavolo, è anche lì. Attenta, non voglio toccarti. Sì, hai ragione. Ah, ok, vai. Attento, sbrigati. Spacca qua, okay. Qua sopra. Ok, ecco qui. Brava. Ottimo, ci siamo. Ok, e adesso dobbiamo ritornare dai nostri genitori. Pronta? Posso anche volare per farlo. Giusto. Aspetta un attimo, prendo questo. Volo prima io. Va bene. Scusa. Aia, di nuovo. Ok, quindi adesso dovrebbe utilizzarlo pure lei il potere. Vediamo come lo utilizza. Oh, potrebbe spegnere direttamente la lava e il fuoco con quello. Oh, è
Eccola! Ok, fatto. Bene. Ok, ritorniamo dai nostri genitori. Ha preso i blocchi? Fatto. Ottimo lavoro, cara. E non, non sei neanche un po' sciolta. Già. Bene, no. Bene. Sofì è veramente fantastica, devo dire. Ok. È perfetto. E adesso per me? Beh. Lo buttiamo nell'oceano. Lo buttiamo nell'oceano! No, aspetta, cosa? Oh, cacchio, ma state scherzando? Ma come voglio? Sono fatto di fuoco. Cosa? Come faccio a prendere danno? Non è che si spegnerà? Queste. Se è forte ce la farà, se sei forte sai. Puoi farcela, devo prendere gli stessi materiali che ha preso Zoe. A quanto pare. Ok, va bene. Buona fortuna, ragazzotto. Oddio. Oddio. Ok. Ok, sono Cosby. Zoe, sto provando in tutti i modi di non toccare l'acqua. Ok, bravissimo. Oh mio Dio, ma state scherzando? Devo andare, devo entrare dentro l'acqua. Ok, ci provo. Sembra sempre di sì. Ok, ci provo. Vieni. Ok, uno, due, tre. Vai. Ok. Ok, Spiri, tranquillo. Okay. Devi andare dritto. Bravo, bravo, ok. Oh, che figata, riesco a parlare dell'acqua. Ok, vieni di qua che io ci vedo molto meglio rispetto a te, suppongo. Ok. Eccoli qua. Qua sono i blocchi, Spiri. Aspetta. Prendo danno nell'acqua. Lo so, Spiri. Ok, stanno lì. Ok, ci provo, sì, ci provo. Sono tutti questi blocchi. Vado. Ah, della torcia. Ah, finalmente vedo qualcosa. Aia! Aspetta che sto perdendo la fame sempre. Aia, continuamente. Ok. Ok, vai. Ma cavoli, questo è più difficile. Dai che ci sei. Oh, cavoli. No, non c'è. Cavoli, Zoe, dobbiamo trovare un modo per farlo. Zoe, tranquilla, tanto i miei genitori non ci stanno guardando. Non ci stanno guardando i nostri genitori. Prendili tu i blocchi, va bene? Ti do il piccone. Ok, no, faccelo da prima. Come ce li da prima? Che significa? Il piccone da prima. Ah, brava. Spaccali. Okay. Intanto provo a tentare di resistere con l'acqua. Che male. Aspetta, ma posso fare così? Ci sono riuscito. Non mi fa più male. Mi stai dicendo? 16, 17, 18, 19, 20. Prendili tutti. Quanti sono? Ok. Oh, mamma mia. 24. Oh, finalmente la. Vaffan bagno l'acqua. Vaffan bagno, non mi prendi più. Anche se in realtà devo rientrare. Ma che sei? Sono 36. Oh, dai, spieghiamoci, Zoe. Qua è tutto umido, potrei spegnermi. Sì, lo so. Ok. Pronto, Spiri, andiamo? Ok, vado. Ok. Allora devi andare qua prima. Ok, molto bene. Vieni qua e devi salire qua sopra. Perfetto. Dai che ci siamo quasi, Spiri. Ok. Vieni. Bravissimo. Aia, no. Aia. Veloce. Ok, perfetto. Dammi, dammi i blocchi. Tieni. Ok, andiamo. Okay. Bene, perfetto. Ok. Eccoci, signora Sbreezer. Sono riuscito. No. Ok, ci sono. Ok. Vieni qua, caro. Come stai? Sei tutto zuppo. Mamma mia. Povero tesoro. Mi stavo per spegnermi, però ci sono riuscito. Li ho presi i blocchi, vedete? Sei stato bravissimo. Ottimo lavoro. Grazie. Ottimo. Ma non ho capito. Che servono questi blocchi? Dentro questi blocchi ci sono altri blocchi per costruire. Oh. Esatto. Ah, oddio. Che figata. Questo potrebbe costruire la nostra casa, Zoe. È vero. Facciamo con i nostri elementi. Ottimo. Certo, oh, così potrete stare veramente insieme. Ci avete dato una mano, grazie mamma. Oh, grazie papà. Figurati, che tesoro. Non c'è problema. Bene, è arrivato il momento di andarcene. Sì, vi lasciamo, buona giornata. Ciao. Mi raccomando. Ciao. Ciao. Signorina, lei è libera?
No, io sono felicemente sposata. E si alla larga. Mi raccomando, per altri nostri contenuti cliccate questi video che sono appena comparsi. Noi ci becchiamo in un prossimo video. Ciao ciao. Ciao. Forza, per la